2000 reti di sempre, mette più pressione al Milan o alla Juventus, secondo te? Insomma, siamo... la sfera di cristallo ancora non ce l'ho, finora, visti i risultati, direi che la pressione ce l'ha sempre in maniera un po' più, come dire, marcata la squadra che rincorre, perché sai che hanno vinto quelli davanti e quindi di conseguenza non possono sbagliare, devono cercare di non sbagliare, però insomma è sempre un po' il gatto che si muove, il cane che si morde la coda, nel senso che comunque sia prima della gara, anche tu che giochi in anticipo rispetto all'avversario che è subito alle tue spalle, hai il pensiero, non dobbiamo sbagliare, quindi inevitabilmente è una pressione secondo me più mediatica, più, come dire, a livello di stampa piuttosto che reale, concreta, nei giocatori, nei protagonisti, perché i giocatori comunque sanno che devono fare una partita, che sia fatta poi oggi o domani cambia poco, potrebbe essere maggiormente, come dire, pesante o influirebbe maggiormente se questo accadesse nell'ultima giornata o a due giornate dalla fine, perché sai che ormai non hai più molti margini per recuperare, non puoi fallire, allora in quei termini indubbiamente ha un peso diverso, adesso non credo che possa fare differenza. Tornando alla questione di Pirlo, all'andata, direi che poi Parma si è sgretolato poco tempo, è stata proprio un po' la confusione che era stata assegnata, secondo me, alla squadra nella marcatura di Pirlo. Addirittura si partiva con Giovinco che iniziava prima a contrastarlo e poi i centrocampisti. I centrocampisti che ogni tanto l'hanno perso e così è nato il primo gol. Questa situazione potrebbe far cambiare il sistema di gioco, cioè ripartire dal secondo tempo di Catania? Ma no, ma Pirlo è un giocatore che noi possiamo anche dire all'attaccante di turno in quella zona, cerca di presidiare e di dare più fastidio quanto puoi a Pirlo, ma Pirlo non è che rimane solo lì, Pirlo va a destra, va a sinistra, si muove. Quindi dovremmo essere bravi tutti insieme, a seconda del settore di pertinenza, a incontrare Pirlo e cercare di limitarlo il più possibile, a cercare di condizionarlo, ma la Juve non è fatta solo di Pirlo, è fatta di Madri che sta facendo gol a raffica, di Quagliarella, di Del Piero se, quando gioca, o di Vidal piuttosto che Marrone o Pepe a destra, insomma, la faccetta di grandissimi giocatori, quindi rischia di diventare un po' la coperta corta, no? Dovremmo essere bravi tutti quanti insieme a fare veramente reparto e soprattutto essere bravi noi a riproporre qualcosa, perché non mi va di pensare solo al fatto che dobbiamo limitare la Juve, dobbiamo pensare anche di andare a fare male alla Juve, quando sarà possibile, non so quante volte, però in quelle poche o tante che capiteranno dovremmo essere bravi a incidere, e allora è chiaro che condizioneremo anche quello che può essere la prestazione della Juventus, se no saremo solo in balia. Questo non è un atteggiamento che io voglio, che mi piace. Di fatto ha tutta la rosa a disposizione tranne Santa Croce. Ci sono alcuni ballottaggi interessanti, insomma, che noi aspetteremo domani sera la formazione con curiosità. Quello che più accende la fantasia è quello del portiere, no? Perché Pavarini ha fatto molto bene, Mirante è il titolare. Nella sua filosofia, a prescindere da questa situazione, come c'è una gerarchia? No, c'è una gerarchia. Io credo che prima di tutto, per quanto riguarda il discorso di Mirante, debba rimettersi nella condizione ottimale fisica, questo è fondamentale. Il Mirante non è ancora al meglio della condizione, l'ho portato a Catania pur non essendo al meglio della condizione, perché mi piace che stia con i compagni, che stia con la squadra e quindi che capisca, se ce ne fosse ancora il bisogno, che lui è assolutamente il protagonista, deve essere assolutamente il protagonista di questa squadra. Poi Pavarini in queste tre gare ha fatto non bene, benissimo. Questo mi rende ancora più felice, però Mirante deve avere l'obiettivo di essere il portiere per il futuro, per il presente e per il futuro della Parma. C'è un giocatore attualmente ancora nella sua rosa che ha fatto la storia delle partite tra Parma e Juventus, risponde al nome di Hernán Crespo. Io non so se nel frattempo ci saranno... Mi piace molto questo discorso di Hernán Crespo.
Lo so, purtroppo. Cioè, purtroppo è particolarmente richiesto anche dai tifosi, nel senso che sono molto affezionati. Potrebbe essere anche magari la sua partita d'addio, chissà. Pensa di convocarlo almeno, portarlo in panchina, qualora ci fosse. Credo che sia brutto ragionare in questi termini, che io credo che un giocatore, soprattutto dello spessore e del calibro di Hernán Crespo, non se ne faccia poco della comparsata ma meriti ben altre cose, quindi sicuramente non sarà la mia una scelta in funzione solo di sentimentalismi, ma non perché io non lo sia, solo perché ho vissuto anch'io sulla mia pelle determinate situazioni, so come ci si sente, e non credo che sia il ragionamento che il giocatore stesso predilige. Si gioca alle 20:45, un'ora e mezzo prima chiude il mercato. Quanto è stato difficile preparare queste due o tre partite, cioè, con tutte queste cose? Ovviamente credo che per tutti gli allenatori sia questo un periodo che indubbiamente, anche se da una parte ti può dare, come dire, gioia, soddisfazione, perché magari arriva un giocatore più o meno importante, quindi questo ti dà ancora più stimoli, però è un periodo questo che diventa abbastanza pesante nella gestione in generale. Chi più o chi meno, credo che non veda l'ora che finisca veramente. Ormai siamo arrivati all'ultimo giorno e mi auguro veramente che poi da mercoledì ci sia veramente la testa solo su un obiettivo ben preciso, su quello che dobbiamo fare, su quello che ognuno di noi deve fare per far sì che la squadra faccia un ulteriore salto in avanti. Quindi per me il mercato praticamente si è già chiuso, perché con la partita di domani chiaramente non ci può essere che l'attenzione solo su quella prestazione. Perfetto, grazie. Grazie.